Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Anche stasera ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta e come sapete con me c'è un ospite incredibile. Incredibile come al solito, ma stasera veramente ce ne saranno delle belle. Quindi spero che siate in tanti, spero che siate belli carichi e pronti a fare le domande a Marco Casolino, che come sapete è l'ospite di questa sera. Prima di partire, però, come al solito, vi invito ovviamente a condividere il video, spammatelo per bene su Facebook e su tutti i social. E intanto lasciamo passare qualche istante per dare la possibilità a tutti quanti di connettersi. E poi, se volete, informarvi meglio sull'ospite di questa sera, io vi ho messo ovviamente il link in descrizione al suo sito, potrete trovare tante informazioni su di lui, ma soprattutto sul suo lavoro e tante cose interessanti relativi a Fukushima, al Giappone e tanto altro. Allora, chi è l'ospite di questa sera? Come vi dicevo allora, Marco Casolino, primo ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Io ovviamente da presentatore di spessore mi sono segnato tutto come al solito. Oltre a questo, team leader al RIKEN, che è un'organizzazione giapponese molto importante perché racchiude molti istituti di ricerca scientifica di grande prestigio. Oltre a questo, professore di strumenti spaziali all'Università di Tor Vergata, scrittore di romanzi e che altro? Magari ce lo dirà lui, Marco Casolino. Allora, ciao Questo. Marco, com'è? Tutto bene? Ciao Andrea, tutto bene? Grazie dell'opportunità di fare questa chiacchierata, grazie a tutti quelli che si sono connessi, ovviamente. Grazie a te, guarda, io sai che sono veramente onorato di avere la possibilità di parlare con te stasera e di farti tante domande, anche con l'aiuto di chi ci segue, che poi al termine della live potrà commentare e tu avrai modo di rispondere in diretta alle domande più interessanti. Allora, intanto vabbè, diciamo una presentazione che non finiva più perché tu fai praticamente mille cose, no? Sì o no, nel senso che alla fine io mi sono laureato in fisica, quindi poi cerco di esercitare la professione di fisico sia in Italia che in Giappone, quindi poi è quello. Poi uno insegna perché ti ritrovi anche a insegnare e poi, come accennavi tu anche per passione, ho scritto un paio di libri, un romanzo, ma poi ne parliamo dopo. Soprattutto essenzialmente mi occupo di fisica spaziale, cioè fisica costruendo strumenti che stanno o sulla stazione spaziale internazionale o su satelliti, quindi essenzialmente Esatto, e strumenti. ricordiamo ai ragazzi che ci seguono a casa che ti vedono a scatti perché tu in questo momento sei collegato in diretta dalla stazione spaziale, giusto? Sì, magari. Purtroppo quello no. Lì c'è Samantha Cristoforetti che è una bravissima persona, però nello spazio, oppure c'ho più probabilità facendo 30 milioni di dollari, sai che turisti spaziali con 30 milioni di dollari vanno nello spazio. La Sì, connessione ecco, purtroppo. vabbè, sì. Noi qua su YouTube di Big Money la sappiamo lunga. Comunque, ascolta, allora, io premetto che ho visto di recente una bellissima intervista, secondo me veramente fantastica, che hai rilasciato a Pio De Emilia, no? Giornalista di Sky, che saluto perché sicuramente in questo momento ci sta seguendo, e tu hai parlato un po' di quella che è la tua professione che riguarda lo studio delle radiazioni, no? Correggimi se sbaglio, tu ti occupi dello studio della radioattività spaziale, però ovviamente il tuo campo si applica anche agli eventi che sono avvenuti, come tutti sappiamo, Sì, quelli di certo. Fukushima, no? E quindi tu Esatto. hai rilasciato questa intervista molto interessante, secondo me, che consiglio a tutti di guardarla, si trova su YouTube, quindi basta che cercate Marco Casolino e la trovate sul canale di Pio De Emilia. Però prima di farti molte domande, che non vedo l'ora di farti, relative a Fukushima, la radioattività, la sicurezza del Giappone, eccetera, io vorrei, come un po' consuetudine ormai con tutti quelli che vengono ospite qui sul mio canale, vorrei conoscere chi è Marco Casolino come persona, no? Dietro, non il ricercatore Casolino, ma il Marco Casolino che vive in Giappone, che è qua da tanti anni, che lavora, e quindi vorrei sapere intanto come sei arrivato qua in Giappone, che cosa ti ha portato qua, perché tu ti sei laureato in fisica, come dicevi, in Italia, e poi come mai sei venuto proprio qua in Giappone a lavorare, che è successo? Dunque, nel caso mio, a differenza di altri casi che appunto diciamo, hai trattato nei tuoi files, io sono venuto in Giappone
pure tardi, nel senso che la prima volta fu per una conferenza nel 95, se non ricordo male, non so se tu eri nato, ma... Nel 95, no, sì, ero nato già da un pezzo nel 95, ahimè. Perché io ho tutta una serie di scompensi, perché ho degli studenti che vedo nascere, cioè quando scrivi il verbale degli esami, dici, ma tu non puoi essere nato nel 90, dai, siamo seri, per favore. Comunque, a parte questa cosa... Quindi la prima volta era una conferenza di fisica spaziale a Kyoto nel 95. E poi, però io ho sempre studiato il giapponese, cioè io dagli anni 90, appunto, così per hobby, l'avevo studiato all'Istituto di Cultura Giapponese in Roma, dove è un corso molto, molto serio, estremamente valido, e chi è di Roma, insomma, e è interessato al Giappone, lo consiglio vivamente. Adesso è cambiato molto, ma insomma, senza la lingua... è difficile qui muoversi, come tu pensai, insomma. Dopodiché, io ho lavorato per 20 anni con i russi, in realtà. Cioè, le prime cose le abbiamo fatte nella Russia post-sovietica, sempre quando c'era la Mir, cioè la stazione spaziale precedente, sempre strumenti nello spazio. Poi, negli anni, fine anni 2008-2009, è cominciata questa collaborazione col Giappone. Cioè, sono grandi collaborazioni che poi... coinvolgono, nel caso ad esempio di questa, coinvolgono 15 nazioni, fondamentalmente perché poi nessuno ha i finanziamenti per costruire questi strumenti da soli. Stiamo parlando di oggetti di 100-150 milioni di dollari come costo, che è poco per lo spazio, tra l'altro. E quindi, insomma, per rispondere alla tua domanda, io venni varie volte sempre per queste collaborazioni in maniera sporadica, e poi era più fisso, sempre perché appunto in collaborazione con Enrique, subito dopo l'incidente di Fukushima. Quindi io venni la settimana dopo l'incidente e mi fecero atterrare a Osaka, perché a quel tempo non si poteva atterrare a Narita, e stetti qui per alcuni mesi. Quindi diciamo che ciò che ti ha legato al Giappone è questo tragico evento, è per questo che tu ti sei trovato a vivere stabilmente qua. Diciamo, per questa collaborazione mi trovo appunto a fare sostanzialmente su e giù con l'Italia, passando la maggior parte del tempo qui. Poi appunto, in realtà, anche mia moglie è giapponese, quindi poi stai capre e cavoli, quindi... però, quindi, essendo sposato con una giapponese, comunque c'è un legame abbastanza forte, no, con questo paese, al di là dell'aspetto lavorativo. Esatto, però appunto diciamo, noi ci siamo sposati prima e all'inizio vivevamo in Italia, quindi per molti versi è una storia abbastanza al contrario. Anche ho capito, per... a proposito di questo, lasciami fare una domanda così, una mia curiosità personale. Sia a te che a tua moglie, avendo avuto la doppia esperienza di vita in Italia e in Giappone, qual è la tua impressione per quanto riguarda la vita in Giappone? Tu ti sei trovato meglio qua oppure ti trovi meglio a vivere in Italia? E tua moglie invece come la pensa su questo? Ma tu sai, quando uno comincia a fare paragoni poi si scatenano i flame senza fine. Beh, io sono qua apposta, sono qua apposta per scatenare flame. Tu un po' ti ci diverti e va bene, naturalmente ci si sta pure. E tu sai benissimo che non è possibile paragonare, cioè dire meglio questo o quest'altro. Io mi ricordo il discorso di però io non voglio un Marco Political Correct stasera, ovviamente non si può dire meglio, però personalmente tu cosa preferisci? Cioè, ti trovi meglio a vivere qua oppure ti trovi meglio a vivere in Italia? Se dovessi scegliere. Allora, sicuramente l'organizzazione delle strutture è burocratica ma funzionante. In Italia c'è molta burocrazia ma poca funzionalità. Nel campo della ricerca qui ci sono più finanziamenti, ma non 10 volte di più che in Italia. L'Italia è andata giù negli ultimi anni, ma prima, fino a 10 anni fa, non era una situazione così drammatica, soprattutto poi per chi poi deve trovare il lavoro in pianta stabile. Però anche qui c'è un problema di come sistemare i famosi precari della ricerca. Cioè, la gente ha dei fondi per il dottorato, per il post-dottorato, poi dopo una buona parte vengono assorbite dalle università, ma non tutti. Quindi, cioè, non è che è il paese dei sogni nel caso neanche nel caso della ricerca. È chiaro che se tu, nella vita di tutti i giorni, qua è più organizzato, questo c'è poco da fare.
Però poi se tu dici guarda, ma il laureato giapponese è 10 volte meglio di quello italiano, no, anzi, spesso quello italiano è più sveglio, quello giapponese lavora molto, però molti dei miei studenti sono validi altrettanto, se non anche di più di molti di questi che ho visto nei vari anni. Ho Però capito, va bene, non è una frase risposta così. Ecco, molto politicamente corretta. esatto. Allora, io volevo dire, non è che voglio dirti che per forza è politically correct, però è come paragonare due cose distinte. Cioè, tu dici, ma vuoi stare sotto al Colosseo o sotto la Torre dei Toghi? Allora dici, boh, mi piace Guarda, anche più se secondo me stare alla Torre dei Toghi. l'ideale, almeno quello che dico sempre io riguardo il mio parere personale, che io lo dico alla persona che si trova veramente benissimo qua in Giappone, però avere la possibilità, il privilegio, chiamiamolo così, di viaggiare, no, di rimbalzare fra Italia e Giappone, per me è il meglio che ci possa essere, perché sono due paesi, dal mio punto di vista, che hanno entrambi degli estremi che ti portano un po' in questo stato di amore e odio, no? E quindi, secondo me, chi ha la possibilità di viaggiare fra entrambi i paesi è più fortunato. Difatti io mi considero estremamente fortunato perché appunto riesco a incastrare sia il lavoro in Italia che questo qui in Giappone e poi prendere come chiamo, Best of Both Worlds, che è la citazione americana, ma è l'ultima puntata di Star Trek, cioè prendere il meglio dei due paesi. E anche perché appunto in nessuno dei due poi riesce a fare ricerca, o comunque è estremamente difficile fare ricerca in uno solo dei due. Tutta una serie di problemi che poi se c'è tempo andiamo a vedere nei dettagli, ma insomma non è che tu dici ah, vieni qui e ti ritrovi milioni di dollari in finanziamenti per la ricerca, no, devi scrivere 50 proposal e poi forse te ne azzeccano uno, perché anche qui hanno le loro gruppi di Questo organizzazione. è molto interessante come argomento, secondo me, perché ci sono sicuramente tanti ragazzi che ambiscono a questo tipo di carriera, no? E quindi queste cose di certo sono un argomento di loro interesse. Tu che consiglio ti sentiresti di dare a un ragazzo giovane che vuole intraprendere questo percorso? Beh, dunque, sicuramente fino al dottorato, cioè, la laurea c'è la triennale e poi la specialistica, che è una delle devastazioni della riforma università. Dopo c'è il dottorato, che è quello che all'estero si chiama PhD, e il dottorato si può fare tranquillamente anche in Italia, cioè il livello è sicuramente elevatissimo, anche perché appunto spesso uno si trova a collaborare comunque all'estero e quindi poi il lavoro soprattutto nella ricerca scientifica consente di muoversi e di viaggiare abbastanza, quindi poi magari non vedi niente perché sei sempre chiuso in laboratorio Ma se o un comunque. ragazzo avesse proprio l'obiettivo di venire a fare ricerca qua in Giappone, perché magari è appunto un ricercatore che però ha anche un interesse verso questo paese e ha piacere di fare un'esperienza di vita qua, tu cosa ti sentiresti di dirgli? Cioè, quali sono i passi consigliati per poter realizzare questo sogno o ambizione, oppure se ritieni di sconsigliarglielo magari, No, insomma. sconsigliarlo sicuramente no. Semplicemente, allora, adesso ci arriviamo. Diciamo, il consiglio principale è di comunque laurearsi in Italia, ovviamente. Poi uno può fare o il dottorato in Italia o all'estero, come qui c'è un'altra ragazza che tra l'altro lavora nella robotica alla Keio University e sta facendo il dottorato qui, quindi questa è quasi equivalente. Dopo il dottorato, se uno vuole in Giappone, assolutamente domanda. E il suggerimento migliore per fare domande è tramite la JSPS, che è la Japan Society for Promotion of Science. Poi magari ti do il link e li metti online. Ok, sì, ti ringrazio. Tutti questi link allora li metterò poi in descrizione al video che rimarrà online anche dopo la live. Quindi, in sostanza consigli di laurearsi in Italia, fare il dottorato in Italia e poi fare, appunto, rivolgersi a questa organizzazione che si chiama JSPS. Esatto, cioè loro sono un'organizzazione giapponese che bandisce una serie di borse di studio per il postdoc, il postdottorato. Tu devi comunque prendere contatto con un ente di ricerca giapponese, che ne so, per esempio, voglio fare fisica spaziale con Marco Pasolino.
Dopodiché io scrivo la lettera da parte dell'ente giapponese, o il giapponese che è più probabile, scrivo la lettera da parte del giapponese, dice sì, io voglio assolutamente questa persona. Dopodiché c'è una selezione che viene fatta in Italia, cioè credo che l'Italia abbia 8 borse l'anno ed è gestita dal MIUR. Dopodiché c'è un po' di competizione, ma insomma si riesce a passare, non è una cosa assolutamente impossibile. Anche al dottorato si può fare, per esempio a Riken io ho avuto tanti studenti tedeschi, spagnoli, messicani, di tutto, venezuelani, che hanno fatto il dottorato congiunto, cioè loro facevano il dottorato nella loro università di appartenenza e con un accordo interuniversitario con il Riken facevano il dottorato, quindi muoversi anche prima. Non è difficilissimo, insomma, paradossalmente se uno poi è laureato nelle facoltà scientifiche, quelle umanistiche è più complicato, anche se c'è per esempio l'altro giorno abbiamo avuto un nostro ospite, un altro italiano che è professore associato all'Università di Osaka e di storia, quindi poi non è che è impossibile, Ho capito, quindi però comunque le facoltà. non è difficile, però comunque è necessario un bel percorso di studi molto lungo e anche delle abilità notevoli per essere selezionati, per riuscire ad arrivare ad ottenere un posto, no? Quindi non è Sì, per gli impossibile, anni, però poi. ci vuole un bel. Ecco, ma a proposito, a livello di visto, come è messo un Ma quello ricercatore? paradossalmente è la cosa più semplice perché fondamentalmente fanno tutto loro. Cioè, in realtà poi molte cose si semplificano perché, per esempio, il Ho perso. E come vi dicevo, ragazzi, Marco è collegato dalla stazione spaziale in diretta, quindi ogni tanto ci sono questi problemi di linea. Vediamo se adesso riusciamo a ripigliarlo. Io lo vedo connesso. Vabbè, intanto, mentre Marco ritorna, ringrazio tutti quanti i ragazzi che si sono connessi perché siamo già un bel po', vi vedo un bel po' collegati, però spollicciate, spollicciate perché i pollici in su, come spesso succede, non sono ancora tantissimi. Quindi spollicciate in modo tale che il video rimanga condiviso sui feed di YouTube e più persone Però possano ci venire a siamo, sapere mi della live. senti? Eccolo, lo vedo. Aspetta, è ritornato. Ci sei, Marco? Ci sei, Marco? Mi senti? Non mi senti? Mi senti? Non Marco, mi sembra che mi senti. senti? Non mi senti e non mi vedi. Io ti sento e ti vedo. Ma credo che ci siano ancora dei problemi. Fai una cosa, prova ad uscire e rientrare. Pronto? Mi senti, Marco? Scusate, ragazzi, è il bello della diretta, c'è poco da fare. Ok, vabbè, allora adesso visto che è riuscito e vediamo se riusciamo a sistemare. Nel frattempo, vediamo se c'è qualche commento. Io vi invito ovviamente a commentare, a prepararvi le domande per dopo, perché se Dio vuole e Marco riuscirà a riconnettersi nuovamente, gli faremo poi tutte le domande più interessanti che mi lascerete qua sotto nei commenti. Per cui commentate anche per farmi vedere un po' la vostra presenza, no? Allora, Marco, io lo rivedo di nuovo connesso adesso. Però non so se lui vede me. Eccoci, Mi mi senti, senti? Marco? Sì, Ti adesso sì, sento? scusate. Ti sento, ok, tranquillo. Intanto ho ringraziato tutti i ragazzi che stanno commentando e io li ho invitati a farti un po' di domande per dopo, così poi avremo degli argomenti Grazie. di cui discutere. Allora, quindi mi dicevi che il visto. In pratica lo fa l'istituto di ricerca, no? Il Sì, ricercatore sì, sì. con la sua bella laurea e il suo dottorato ha tutti i requisiti necessari, per cui non deve occuparsi delle pratiche burocratiche relative al visto, giusto? Sì, cioè poi devi andare comunque all'ufficio immigrazione, però c'è cioè, tutto fatto, Vabbè, sì, però paradossalmente, diciamo comunque quindi è una cosa abbastanza semplice da ci spiegare. sono anche Allora, sì, dimmi. dei visti per molto tecnico, non so se l'hai sentita questa, è uscito di recente la legge giapponese
che loro prendono anche dei visti per quelli che loro chiamano highly skilled professionals. Per cui tu dici, io so fare, che ne so, biologia molecolare. Questa E tu? è la nuova normativa del 2012, giusto? Che se sei un Sì. lavoratore fortemente specializzato hai diversi privilegi. Ok, Sì, però devi comunque quindi vale trovare anche, quindi questa cosa vale anche per i ricercatori, perché giustamente un ragazzo che è laureato, che ha appunto un tale bagaglio di studi, ha i requisiti per ottenere diversi privilegi nell'ottenimento delle viste, quindi nella possibilità di prolungare la permanenza in Giappone. Va bene, quindi questo discorso sicuramente può essere di aiuto per tutti i ragazzi che ambiscono a seguire le tue orme e a venire in Giappone e portare alta la bandiera italiana come stai facendo tu. Quindi, io direi che possiamo passare a farti un po' di domande calde. Sull'argomento prendi Fukushima, calde. Ah, perché io Fukushima. so che le cose di cui ti occupi tu quotidianamente sono appunto collegate all'incidente che è avvenuto, ricordiamo, nel 2011 a Fukushima, nella centrale nucleare di Fukushima, in seguito al terremoto e tsunami che ha colpito la zona del Tohoku, no? Ecco, a me capita spesso, come penso a tutti quelli che stanno seguendo questa live, ancora oggi di trovare tante notizie molto discordanti fra di loro online. Si leggono alcuni giornalisti che parlano di una catastrofe ancora in corso, una possibile esplosione dei reattori, cibo contaminato, andate via dal Giappone, paura, pericolo, morte, distruzione, e dall'altra parte giornalisti che dicono che è tutto finito, è tutto sotto controllo, la situazione ormai non è più un problema, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ecco, io voglio chiedere a te, che la sai lunga, io so già le tue posizioni ovviamente, però voglio condividerle con chi ci segue, no? Tu che ti occupi appunto di questo, che hai studiato anni in questo settore, cosa ci puoi dire sulla situazione attuale nella centrale nucleare di Fukushima? Dunque, innanzitutto la versione super breve non c'è pericolo. Dove? Che vuol dire non c'è pericolo? Perché non c'è assolutamente pericolo se uno viene per fare una vacanza di 1, 2, 3 settimane. Ho capito, quindi sei proprio netto sul fatto che non c'è pericolo. Però in che senso? Come 1, 2, 3 settimane? No, meno che mai. Dopodiché non c'è pericolo neanche se uno ci vive 1, 2, 3 anni. E non c'è pericolo neanche se uno vivesse nella regione di Fukushima. Ciò Ok. detto, Ah, tu stai parlando adesso proprio della regione di Fukushima, non del Giappone in generale. Cioè anche vivere a Fukushima, ovviamente fuori dal perimetro della sì. centrale nucleare, però nella città di Fukushima non c'è comunque rischio, stai dicendo No, la città questo? di Fukushima non c'è proprio niente, è come Tokyo, la stessa radiazione, anche perché sta dietro le montagne, non c'è niente. Noi siamo arrivati fino a un Ok. chilometro dalla centrale. Allora, a un chilometro dalla centrale tu lo vedi che il fondo di radiazione è più alto, è molto più alto. E lì non ci si può vivere, ci si può passare, ci sono le guardie che impediscono di andare nelle case che non sono tue, mentre se sei residente puoi entrare per riprendere le cose, ma Nella non ci. zona rossa, no? Nel perimetro Sì, ma proprio a circostante un la città. Un chilometro. Noi chilometro. siamo. Hanno riaperto di recente la strada che collega il sud al nord della regione di Fukushima, che peraltro è l'unica strada, perché oltre a tutti i guai che hanno combinato, avevano anche chiuso l'unica strada, quindi hanno veramente segato in due la regione, costringendo a chi deve andare come fosse, che ne so, non, tu non so di dove sei, però se fosse Roma, che da Roma sud a Roma nord devi passare per gli Appennini, cioè dei giri pazzeschi. Almeno hanno riaperto questa strada, però appunto non ci si può vivere perché il fondo di radiazione è troppo alto. Dopodiché è chiaro che lì l'economia della regione è stata distrutta, perché oramai il marchio Fukushima, il marchio dell'untore, quella era una regione prevalentemente agricola. Aspetta, 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 che a questo ci arriviamo subito. Prima voglio andare con calma perché è un argomento che voglio trattare proprio nei dettagli. Prima intanto voglio ringraziare
voglio ringraziare tutti i ragazzi che stanno commentando, perché vedo che stanno arrivando un sacco di commenti sotto il video, e salutare il mio amico Grugno, che ha messo pollice in giù anche a questa live, ovviamente, perché non può mai mancare. E, ascolta, io sai perché ti ho fermato? Perché tu, vabbè, penso che sai qual è la mia posizione in merito, perché ho scritto... diverse volte ne ho parlato anche con te in varie cose, sia sul mio sito che su Facebook, di qual è la mia posizione riguardo dei vari cazzari, chiamiamoli così, che circolano sui giornali, su web, quelle persone che seminano panico un po' con lo scopo di ottenere click, visualizzazione o vendere copie di giornali, una cosa che fanno in molti, che trovo abbastanza squallida nei confronti di una popolazione, insomma, che ha subito quella che ha subito la gente di Fukushima, perché lo trovo quasi la stregone dello sciacallaggio. Però questa è la mia posizione, e anche la tua, e sono appunto contento che lo stai spiegando con questa chiarezza. Però, siccome io sono qua appunto anche per farti le domande, per stimolare un po' una conversazione interessante, devo mettermi un po' nei panni del diavolo. Quindi, tu, io te devo fare questa domanda. Tu adesso hai raccontato che il pericolo in pratica è ristretto a un'area piccolissima, perché è un chilometro circostante la centrale di Fukushima, è veramente un triangolo di terra. Però, voglio dire, ma allora scusa, tutti i giornali hanno parlato di queste esplosioni, di questa radioattività, di questa nube radioattiva, cibo contaminato, acqua contaminata, e ora tu mi vieni a dire che tutto il pericolo è ristretto ad un'area di un chilometro. Ma allora dove sta la verità? Cioè, ci hanno preso tutti per i fondelli? No, vabbè, la zona di esclusione è più di un chilometro. Adesso ci si può arrivare a un chilometro dalla centrale, perché appunto ci si può passare vicino. I danni sono stati fatti, sono danni enormi dal punto di vista economico. Poi, come accennavi tu, spesso il giornalista, soprattutto quello che non vive in Giappone, cerca il morto da radiazione. Cioè, quello che uno cerca è che qualcuno deve essere morto per causa delle radiazioni. Allora, per causa delle radiazioni non è morto nessuno, perché comunque anche la nube radioattiva, che pure si vede, cioè se tu vai e la misuri, poi se abbiamo tempo ti faccio vedere anche gli strumenti che ho qua, si misura il cesio 137 e si trova. Però non è pericoloso. D'altro canto, però, l'esplosione, che è un'esplosione di tipo chimico, cioè come una pentola a pressione che è il rivestimento, l'edificio che è saltato, che ha emesso questa quantità radioattiva, ha fatto alla fine 1000 morti, perché tra i vecchietti evacuati da tutti gli ospedali, tra quelli che si sono suicidati perché hanno perso tutto, perché hanno perso appunto di che vivere. Quindi possiamo dire che, allora, intanto tu hai dato un'informazione importante che è chiara, si sapeva già da quando è successo l'evento, che però molti giornalisti sembrano ignorare, ovvero che i reattori della centrale nucleare non sono mai esplosi. C'è stata un'esplosione chimica negli edifici che contenevano i reattori, mentre l'involucro di sicurezza che contiene appunto il nocciolo di questi reattori è sempre rimasto integro, giusto? Sì. Questa è la prima informazione che vorrei sottolineare, appunto. L'altra notizia molto importante che hai dato, che è un'informazione su cui vorrei proprio soffermarmi, è che i morti in effetti ci sono stati e sono stati morti non dovuti all'incidente in sé, ma a tutte le ripercussioni economiche che ci sono state. Perché? Perché la zona di Fukushima, che era un'area già abbastanza povera di suo, già prima dell'incidente, viveva principalmente di agricoltura. Che cosa è successo? Che ovviamente anche i giapponesi non è che sono immuni dal panico, dal giornalismo che punta a vendere copie, a segnalare panico, no? Quindi anche i giapponesi hanno subito l'effetto della paura di Fukushima, e ovviamente non comprano più i prodotti che arrivano da quella zona, anche se... la maggior parte di quei prodotti, soprattutto oggi, a 4 anni dall'incidente, sono assolutamente sicuri, sono controllati, testati, potrebbero essere consumati, ma le persone non li comprano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente quei contadini, quelle persone che di questo campavano, non hanno più i soldi, muoiono di fame,
E nel senso, cioè, non è che vogliono rifarmi letteralmente, però vedendo persa la loro, vedendo in fallimento la loro attività, si suicidano oppure vanno in bancarotta oppure sono costretti a lasciare la terra su cui sono nati, cresciuti, hanno messo su famiglia. Quindi potete immaginarvi i drammi che sono dovuti a questa situazione, ma non per le cause dirette dall'incidente, ma per tutto il mostro mediatico che si è creato dopo l'incidente. Giusto, Marco? Esatto, diciamo che ci sono anche una serie di sussidi per queste, però come hai detto tu, tra l'ultima della lista, se tu vedi beh, distrutto il campo, l'allevamento che era dei tuoi avi, alla fine, anche per come è fatta la mentalità giapponese, tu perdi la ragione di vivere, che non è quella solo di procacciarti da lavorare, ma semplicemente proprio produrre quello perché che hai sempre fatto. Lo stesso per la pesca, quindi questo numero di 1000-1500 è un numero che è stato stimato da un rapporto governativo, quindi se uno vuole tacciare il governo anche di peccare, semmai è dall'altra parte, quindi è un numero tutto sommato abbastanza affidabile. Però appunto non, lì non c'è, non, se uno va lì e anche vivesse lì non c'è nessun pericolo, Ecco, tu però adesso hai citato, no? Hai citato il governo, perché appunto il governo ha messo in atto diverse misure anche per tenere sotto controllo la situazione, per rilanciare anche l'economia di quella zona, alcune con un certo riscontro e altre che non hanno avuto il successo sperato. Però ecco, l'opposizione di molti, in particolare dei giornalisti di una certa... giornalisti che hanno delle opinioni un po' radicate in un certo tipo di ambientalismo, obiettano che non ci si può fidare del governo, perché il governo ha l'interesse a tenere tranquilla la situazione, quindi a falsificare i dati. Tu come rispondi a queste persone? Che non ci si può fidare del governo, questa è una massima che secondo me va sempre bene per qualunque paese ti trovi. Però nel caso della radiazione, la cosa paradossale è che chiunque può misurare la radiazione spendendo 40 euro, cioè questa è la differenza essenziale, che paradossalmente la radiazione fa paura a tutti perché questa cosa incognita, invisibile, poi è associata all'esplosione nucleare. Però tu compri un Geiger che se sta in Giappone su Amazon costa 4.000 yen oramai e Un ne devi Geiger, fidare quindi il un governo. piccolo apparecchio per misurare la radioattività ambientale, no? Esatto, e te lo misuri per conto tuo. Dopodiché tu, per esempio, lo prendi, l'ideale sarebbe, metti che tu devi fare un viaggio in Giappone, lo compri in Italia, misuri quant'è la radioattività a Roma, che è 0,3 microsievert per ora, poi di nuovo nei link poi diamo tutti questi numeri. Dopodiché la misuri in aereo e vedi che in aereo sale a 2 microsievert per ora, che è quasi 10 volte perché c'è la radiazione cosmica. Infatti, gli equipaggi degli aerei sono soggetti all'analogo di un attacco all'anno, grosso modo, perché appunto volando a 11.000 metri sono soggetti a un flusso di radiazione più elevato. Poi arrivi a Tokyo e misuri che è 0,1, cioè un terzo di quello che c'è a Roma. Se vai a Fukushima Ecco, città. quindi oggi, ancora dopo tutto quello che è successo, dopo l'incidente, se tu vieni a misurare la radioattività a Tokyo, è inferiore a quella di Roma, giusto? Perché? Sì, è un terzo, perché Roma è sul tufo, anzi, tanto io accendo questo non so se si vede con la banda, questo è un Geiger, un po' più professionale, ma insomma non è diverso da quello che si trova su Un Geiger Amazon. economico più o meno quanto verrebbe a costare? Qua è 4.000 yen, che credo che in Italia lo trovi a Ah, 50 quindi euro. praticamente 30-40 euro, cioè Sì, no, niente. si trova pochissimo. Ok, quindi una cosa che chiunque può fare, insomma, se non vi fidate del governo giapponese, se non vi fidate degli enti indipendenti che controllano la radioattività ambientale, se non vi fidate di Marco Casolino e di tutti i tecnici che hanno dimostrato con le loro misurazioni che non c'è radioattività provocata da Fukushima a Tokyo e nemmeno nel resto del Giappone, potete voi stessi acquistare con pochi euro veramente un contatore e verificare che effettivamente a Tokyo la radioattività è inferiore a quella che si trova a Roma. Quindi. Più che altro per stare tranquilli, cioè perché appunto poi a quel punto non è che ti devi fidare di nessuno, te lo misuri per conto tuo, e questo è il punto fondamentale. Mentre se tu c'hai il cibo, c'hai
la diossina o il veleno che viene da fertilizzanti o cose del genere, è molto più difficile misurarla. Ecco, cosa. Che magari poi sono cose che capita di trovare anche in alcuni cibi che finiscono sulle tavole italiane e che sono invece elementi di inquinamento che non ci sono proprio nella zona di Fukushima, che è la zona più schifata da tutto il mondo in questo momento. Va detto, per essere completi, che tu col Geiger, ecco, questo adesso misura 0,07, cioè meno di 0,1 microsievert. Non misuri il cibo, cioè la reazione che c'è nel cibo richiede degli strumenti più sofisticati, perché se il pescione fosse tipo quello dei Simpson, quello a tre occhi, talmente radioattivo che tu lo misuri col Geiger, allora veramente c'è qualcosa che non va, perché il problema è che la soglia che hanno messo di cesio è inferiore alla radioattività del potassio che sta nelle banane, cioè una banana è più radioattiva del riso di Fukushima nel potassio, che perché infatti c'è 125 becquerel per chilogrammo, cioè un chilo di banane a 125 decadimenti al secondo, mentre la soglia di tutto il cibo prodotto da Fukushima o anche importato dall'estero deve avere meno di 100 becquerel di cesio. Infatti è successo. Perché queste sono le norme molto stringenti che ha imposto il governo giapponese, appunto per tranquillizzare, per aumentare i controlli sul cibo proveniente da quella zona. E tutto il cibo. Proveniente anche dall'Italia, infatti le marmellate di mirtilli fatte con i mirtilli bulgari che hanno ancora il cesio di Chernobyl sono state mandate indietro. Questa secondo me è una storia che va raccontata, perché veramente rappresenta la follia in un certo senso che si genera dopo queste vicende. Voi dovete sapere infatti che, come ha raccontato giustamente Marco adesso, dopo la vicenda di Fukushima il governo giapponese ha abbassato le soglie di controllo sulla radioattività di tutti gli alimenti, praticamente. Insomma, se prima, adesso non so quanti erano prima, se prima erano 500, dopo l'incidente sono passate a 100, in modo tale da lanciare un segnale forte per dire: toh, ragazzi, guardate che qui il cibo noi lo controlliamo, è sicuro e potete mangiarlo. Solo che questo abbassamento molto massiccio delle dosi minime di radioattività nel cibo ha portato degli effetti collaterali anche sul cibo che arrivava dall'estero, e ne è stata colpita anche l'Italia. Perché cosa è successo l'anno scorso, 2 anni fa mi pare, alla Rigoni? Sapete le marmellate biologiche della Rigoni, no? Bene, è successo che la marmellata famosa bio al mirtillo di questa nota azienda italiana è stata fermata alla frontiera del Giappone, in pratica, prima di essere commercializzata, perché superava le soglie minime, le soglie massime consentite di radioattività. E voi direte: ma perché la marmellata Rigoni, che proviene dall'Italia, supera le soglie massime consentite di radioattività in Giappone, il paese in cui c'è stata Fukushima, il paese in cui è stato bombardato ben due volte dagli americani con le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki? Cioè, com'è possibile che la marmellata italiana si è fermata? Bene, i mirtilli di quella marmellata biologica Rigoni provenivano, se non erro, dalla Bulgaria, giusto Marco? Sì, esatto. Dalla Bulgaria, no? Proprio da quelle zone in cui tutt'oggi vi è depositato il residuo di quello che è stato l'incidente di Chernobyl, no? Quindi quel cesio di Chernobyl è andato a finire ancora oggi nei mirtilli che sono stati utilizzati per fare l'italianissima marmellata biologica Rigoni, che mangiate voi tutti i giorni, molti di voi la mangeranno, immagino, colazione, no? È arrivata a tal punto da essere bloccata e non essere distribuita nel mercato giapponese, appunto perché superava la soglia. Quindi qua siamo veramente al paradosso. Ma non perché quei mirtilli non sono sicuri da mangiare, perché comunque la radioattività anche di quei mirtilli era minima, non comportava nessun rischio della salute, però tutte queste norme molto stringenti che sono state messe in atto per rassicurare l'opinione pubblica hanno portato a delle situazioni assurde come questa, che poi ha avuto anche gravi ripercussioni economiche su molte aziende. Giusto Marco? Esatto, cioè abbassare la soglia non è che non ha un costo, perché vuol dire che tu butti tonnellate di cibo che altrimenti non butteresti. E questa marmellata è perfetta, magari si potrebbe discutere sul bio o non bio, ma insomma non è che è pericoloso, perché di nuovo se tu mangi una banana, ti comunque ingerisci una quantità di potassio 40, che è l'isotopo radioattivo del potassio, che è 125 becquerel per chilogrammo. Le noci del Brasile c'erano 600 di becquerel per chilogrammo, ma tu non è che ti mangi, anche fosse
20 kg di noce del basilico o 20 kg di marmellata, se no muori Ecco, veramente. ricordiamola questa Non cosa e appena arrivi. sottolineiamola, cioè io vorrei che chi segue questa live avesse chiaro che la radioattività esiste in tutto, cioè ogni oggetto, ogni cosa che noi ingeriamo, mangiamo, tocchiamo ha una sua radioattività e non è di per sé un pericolo per la salute. Se la radioattività per agenti esterni, come può essere ad esempio un incidente nucleare, supera un determinato livello, allora qui si parla di un serio rischio per la salute, però sono tutte cose misurabili che non sono riscontrate nel cibo e nemmeno nell'ambiente in Giappone. Per cui tutta la paura che si è creata dopo l'incidente di Fukushima è. Posso dirlo anche togliendomi un peso, perché finalmente ho l'occasione di parlare di queste cose che mi stanno abbastanza a cuore vivendo qua in Giappone. È al 90% una speculazione di marketing, cioè veramente fastidiosa, inaccettabile, perché ci sono giornalisti che per vendere una copia in più venderebbero anche la madre, diciamolo proprio tranquillamente. E questo modo di fare giornalismo poi porta danni al mercato del turismo, al mercato dell'agricoltura e qua si parla poi di vite di persone, quindi bisognerebbe un attimino moderare magari le parole se si scrive su siti web, su giornali, se si ha un ruolo comunque nell'informazione e anche se si condividono queste notizie sui social network, perché poi queste notizie inventate, pompate con titoli eclatanti tipo Fukushima esploderà. Giappone radioattivo, la fine del mondo, no? Sono tutti titoli che si prestano tantissimo alle condivisioni su Facebook, sui social. Poi, ovviamente, tu puoi scrivere tutte le correzioni che vuoi, puoi fare tutte le rettifiche di questo mondo, ma la rettifica non avrà mai e poi mai lo stesso impatto della bufala. E quindi bisognerebbe stare un po' attenti anche quando si condividono certe notizie e verificare un pochino le fonti. Va bene, mi premeva molto trattare questo argomento e dire queste Diciamo cose che per renderle molto chiare a chi ci sta seguendo. per essere completi, c'è da dire che nei primi mesi la disinformazione, soprattutto per chi sta in Italia, era alta. Adesso le cose, soprattutto sui giornali, si sono calmate anche perché non fanno più notizia. È chiaro Meno che male. internet E è lasciami tutto. anche ringraziare un giornalista che fra l'altro ti ha fatto appunto la bellissima intervista di cui parlavo prima, che Pio De Miglia, che pur essendo estremamente schierato, perché ricordiamo che lui è un giornalista molto contrario al nucleare, è sicuramente nelle posizioni antinuclearisti al 100%, però nonostante questa sua contrarietà all'energia nucleare è sempre stato molto imparziale nel dare le notizie e ha sempre cercato di fare il più possibile chiarezza. Esprimendo la sua opinione, che non condivido sinceramente, però almeno lui ha sempre dato la visione a 360 gradi di come stanno le cose. Quindi mi sento di ringraziarlo per il lavoro che ha fatto con i suoi articoli, trattando in questi anni, praticamente da quando c'è stato l'incidente di Fukushima, tutto lo susseguirsi della vicenda. Ok, detto questo. C'era un'altra cosa che volevo sottolineare, che è un argomento che hai trattato tu in diverse interviste e riguarda un po' gli oggetti con cui noi entriamo in contatto nella quotidianità, perché ci sono molte persone che, soprattutto negli anni passati, si sono posti il problema di andare magari in viaggio in Giappone per la paura di non sapere quello che può succedere, com'è la situazione, se potevano esserci dei rischi legati alla radioattività. Però magari alcune di queste persone, senza nemmeno saperlo, nella loro vita di tutti i giorni entrano in contatto con rischi che sono molto più gravi, proprio legati alle radiazioni. Ad esempio, cosa potresti dire di chi fuma? Al di là dei rischi legati al tabacco, no? C'è un qualcosa che vuoi dire relativo ai fumatori? Vabbè, quella del tabacco è una cosa che si sa, ma non è poi così pubblicizzata, cioè che nel tabacco, tutto il tabacco, dalla pipa al sigaro alla sigaretta, c'è il polonio 210, che è un isotopo radioattivo che viene legato alle foglie del tabacco perché viene dai fosfati, quindi non si riesce ad eliminare. Peraltro, lo stesso isotopo con cui il KGB o l'erede del KGB comunque hanno ucciso il dissidente sovietico Litvinenko a Mosca.
sei estivo, questo qui si fissa nelle giunzioni bronchiali, insomma, alla fine è la causa del 10% dei tumori causati dal tabacco, anzi favorisce, perché è fissato dal catrame che è presente nel tabacco, e quindi si fissa quello, fissa anche il radon, quindi in realtà c'è un effetto sinergico ma negativo, cioè tu sei in una zona ricca di radon come per esempio Roma o Napoli o zone tufacee, rischi che ti prendi una dose molto più elevata per via del fatto che il catrame fissa sia il polonio 210 presente nelle sigarette che quello proveniente dal radon. E quindi Quindi poi alla fine. anche al di là di tutti gli effetti dannosi che ha il fumo, cioè chi fuma, oltre a tutti i problemi legati agli agenti chimici, è anche soggetto a una dose non indifferente di radioattività, sicuramente più alta di quella che Eh sì. prenderebbe andando a visitare proprio la zona di Fukushima. Ma è molto più elevato, cioè due pacchetti dice che. Molto più elevata addirittura. Vabbè, io adesso ti vedo un po' a scatti, non so se ti vedono così anche i ragazzi che ci stanno seguendo, però penso che si sia Ma si chiarito questo punto. Cioè, pare è quello bene sì, cercare credo. di sbarazzarsi un po' di certe paure e certa disinformazione che gira sia su internet che sui giornali. Allora, io adesso ti vedo proprio bloccato, non so se tu mi stai Non mi sentendo. senti? Però io ti sento e ti vedo Ah, ok, perfettamente, perciò. adesso ti vedo bene anch'io. Però insomma, Dovrebbero vederti bene anche i ragazzi che ci seguono. spero che gli altri pure sentano. Diciamo, la tua connessione a me viene liscia, quindi spero che almeno anche la mia possa essere. Vabbè, che tanto che se non mi vedono non è che si perdono niente, voglio dire. No, Ecco. invece diciamo che sei un rappresentante tutto tondo dell'italianità in Giappone e poi. Sì, tutto tondo sicuramente. Io sono un Quello esperto senza. di cucina anche, quindi lasciamo perdere l'argomento. Allora, comunque, sono contento di aver chiarito questa cosa perché sono sicuro che tante delle informazioni che abbiamo dato stasera non erano conosciute a buona parte delle persone che ci stanno seguendo. Quindi, abbiamo secondo me dato degli buoni spunti di riflessione anche di approfondimento. Allora, ragazzi, è già da un'oretta che siamo connessi, quindi io da quasi un'oretta, quindi io voglio sollecitarvi, fate tante domande nei commenti se avete delle curiosità su Fukushima, delle cose da chiedere a Marco, perché non voglio che ci perdiamo l'occasione appunto che abbiamo stasera di avere un esperto di questo calibro insieme a noi, quindi fate delle belle domande. Io ne vedo una, ad esempio, interessante di Laesi Fere, questi nomi, sempre che io non riesco a leggere, ragazzi, per favore, i nomi da cristiani. Che dice, quindi, Laesi Fere Audak. Quindi, si possono comprare le verdure provenienti da Fukushima, Marco? Sì, si comprano perché comunque sono controllate. Noi siamo stati lì più volte, le abbiamo comprate e mangiate, non c'è problema. Da Perché chi è che appunto sono ho trovato. controllate? Cioè, i prodotti che arrivano da quella zona sono controllati solo dal governo oppure ci sono anche delle associazioni indipendenti che fanno questi controlli? Soprattutto le Coop, cioè negli anni passati la Coop, quella anche che porta la roba qui a Tokyo, ti dice: guardi, questo viene dalla prefettura di Ibaraki e l'ho misurata io. Questa viene dalla prefettura di Fukushima e l'ho misurata e c'è questa cosa. E anche lì le Coop si sono attrezzate per fare queste misure in maniera indipendente. È chiaro che ti devi fidare della Coop, però di nuovo è lo stesso tipo di fiducia che riponi nel fatto che non ti stia vendendo una cosa contaminata con pesticidi, cioè non, alla fine è lo stesso. E anche fosse che una minima quantità di riso possa avere una quantità di radiazione leggermente sopra la soglia. Poi appunto quanto riso puoi mangiare, non è che è comunque una quantità che viene diluita e poi il corpo umano in pochi mesi la smaltisce. Quindi Possiamo dire che per chi viene in Giappone, sia in viaggio che in periodi di permanenza piuttosto lunghi, il pericolo è nullo? è nullo, assolutamente. Ma Assolutamente nullo. anche se sei qui, se vivi qui per 2 anni, è. Potrebbe anche essere che qualche
impiccio ti fa sì che poi alla fine bypassano i controlli, mettono etichette false, qualunque cosa, e alla fine tu ti mangi un piatto di riso un po' più radioattivo. Stiamo sempre parlando di centinaia di becquerel, quindi la dose che quello ti Sì, dà vabbè, è diciamo che questi molto. discorsi comunque valgono anche in Italia, perché può capitare in Italia, in qualunque paese del mondo, può capitare che un cibo sia contaminato da agenti chimici. Abbiamo visto lo scandalo con la diossina, con il cesio anche in Italia, appunto, cioè ci sono delle cose che possono capitare in ogni parte del mondo che però non si possono prendere in considerazione come un rischio concreto per dire no, io non vado in un posto perché ho paura di mangiare una cosa. No, Giusto o insomma, mi non, sbaglio? esatto, cioè il singolo oggetto non può essere, la cosa più radioattiva appunto sono le sigarette, ma molto di più di tutto il resto, Quindi quindi. pubblicità a progresso, ragazzi, non fumate, perché oltre a prendervi il tumore al polmone vi prendete pure una scarica di radiazione. Ma no, ma perché Okay? Quindi infatti, cioè, saranno contenti tutti i fumatori in ascolto. la cosa paradossale è che sul pacchetto delle sigarette c'è scritto provoca il cancro, provoca la sterilità, provoca tutto, però non ci scrivono è radioattivo. Perché se ci scrisse radioattivo, allora la gente, secondo me, seriamente smetterebbe di fumare. Perché appunto la maggior dose di radiazione che l'uomo riceve è legata alle sigarette. Oppure se vive in zone in cui c'è appunto alta radioattività. Per quello ti dicono sempre di misurare il radon nelle case, nelle scuole, se stai nei seminterrati, perché quello è un altro gas radioattivo e ti può dare una dose elevata, quindi quello pure può essere pericoloso. Scrivere sulle sigarette che sono radioattive è in effetti una buona idea. Questa delle sigarette radioattive potrebbe essere una cosa interessante. Vabbè, magari qualcuno ti sta ascoltando e prima o poi, chi lo sa, vedremo anche questo scritto sui pacchetti delle sigarette. Allora, vediamo se ci sono altre domande interessanti, se no ne ho io qualcuna da farti. Allora, aggiorniamo la pagina perché io come al solito non riesco a leggere i commenti al volo perché YouTube mi va sempre in tilt. Ma le vedi solo tu le domande o le posso No, le puoi leggere vedere anche tu andando a vedere sotto il video, sulla pagina del video anche? trovi tutte le domande in tempo reale. Meglio che non tocco, che sennò qua mi sa che. Allora, ecco una Vai tu. domanda molto interessante secondo me di Stefania che ti chiede Marco, non ho ben capito come mai a Chernobyl c'è ancora l'inquinamento radioattivo nel cibo e a Fukushima invece no. Chernobyl. Sia Chernobyl che Fukushima hanno rilasciato enormi quantità di cesio nell'aria e nell'ambiente. Chernobyl, la maggior parte era sulla terra, una buona parte per fortuna Fukushima è andata nel mare e quindi è andata dispersa nel mare. Dopodiché Chernobyl è stata molto più grave, che entrambe siano state classificate 7 nel grado INES, che è il grado più alto dell'incidente nucleare. A Chernobyl l'esplosione sempre chimica ha rotto il contenitore in cemento armato, cosa che nei 3 reattori di Fukushima non è avvenuta. Su questo Ecco, quindi sempre la l'onda prima di vero. differenza fondamentale è che a Chernobyl, appunto, l'involucro che conteneva il reattore, che ricordiamo era anche un reattore un bel po' più arretrato rispetto a quelli di Fukushima, si era proprio rotto ed era rimasto scoperchiato per vari giorni anche prima che la zona venisse evacuata, mentre a Fukushima la rottura degli involucri di sicurezza che contenevano questi reattori non c'è stata. Esatto, in realtà dunque il reattore di Chernobyl è rimasto scoperchiato per anni perché poi lì c'è stato l'incendio chimico perché era un reattore a grafite, quindi proprio bruciava il carbone, quindi questa nuvola è stata molto più intensa. Poi hanno costruito il sarcofago, cioè che hanno dovuto depositare prima la sabbia per spegnere, eccetera, eccetera. A Fukushima ci sono almeno 3 tipi di protezione. Una è l'edificio vero e proprio, che è quello che è scoppiato perché l'idrogeno che si è liberato ha fatto proprio un'esplosione chimica, come se tu facessi scoppiare il gas di casa. Poi c'è il reattore, il nucleo di protezione in cemento armato che non dovrebbe essere stata danneggiata, anche se c'è chi, come per esempio Pio De Emilia, suppone che il nucleo fuso abbia bucato il fondo del reattore, ma comunque è rimasto lì e non è andato in circolo. E poi c'era il contenitore in acciaio e zirconio che invece si è fuso perché il calore appunto del nocciolo del reattore l'ha fuso e si è depositato sul fondo. Quello sì, però appunto io c'ho una scommessa con lui che secondo me i 3 reattori
almeno nelle protezioni di Civita Armato sono in tutte e tre i posti intatte. Quindi Possiamo anche dire che rispetto a quelle zone, rispetto all'ex Unione Sovietica, il Giappone ha anche messo in campo dei mezzi diversi per affrontare la crisi. sì, però sono state anche più fortunate, comunque c'è stata proprio meno radiazione dissipata e non si è scoperchiato il reattore e Quindi soprattutto l'incinerator. è stato un mix di eventi sia fortunati Sì. che di operazioni messe in atto per contenere No, l'incidente, anche giusto? perché poi lì c'è Masao Yoshida, che era il direttore della centrale nucleare, che lui ha veramente scongiurato il peggio, cioè lui è quello che ha salvato cioè sai quando dici un eroe? Quello è un eroe, perché lui ha salvato sicuramente il fatto di questi reattori da un fatto molto peggiore, perché poi è riuscito a far uscire questo gas, a evitare che ci fossero esplosioni peggiori, è andato a recuperare tutte le batterie da tutti i negozi vicino alle macchine, perché lì a Fukushima mancava proprio la corrente, paradossalmente. Quindi non Sì, che è sapevano mancata neanche che appunto stava avvenendo. per causa dello tsunami che ha in pratica inondato l'area in cui c'erano i generatori che servivano a Esatto, alimentare il esatto. sistema di raffreddamento. Esatto. E quindi poi si sono trovati al buio e lui veramente ha salvato, è veramente un eroe. Poi poveraccio è morto di tumore all'intestino, mi pare, allo stomaco, non mi ricordo, ma di nuovo non legato a Fukushima, solamente legato allo stress e al fatto che non si è curato, però non è un tumore legato alle radiazioni, Ah, però lui addirittura, quindi veramente. lo stress può essere più mortale Sì. delle radiazioni. Beh, insomma, in quelle condizioni, quando tu stai su una centrale in cui non riesci a raffreddare tre reattori e per mesi, cioè non sono stati solo i primi 3-4 giorni in cui veramente c'erano le esplosioni, ma poi il periodo per mettere la sicurezza è durato mesi e quindi è chiaro che se tu non ti curi, se tu ogni giorno c'è una situazione del genere, certamente bene non ti fa, insomma. Ho capito. Sono sicuro che queste affermazioni comunque faranno discutere molto, però ci sono i commenti sotto la video apposta per questo, quindi se qualcuno la pensa diversamente può giustamente scrivere, poi possono anche svilupparsi delle discussioni interessanti. Allora, io vedo un'altra domanda interessante, secondo me, di Tengo Matsumura, che dice: se il nucleare non provoca radioattività, che secondo me, cioè non abbiamo detto questo, comunque, se il nucleare non provoca radioattività, allora perché ci sono molte persone contrarie? Il nucleare provoca radioattività, dopodiché uno può dire se è pericoloso o no, e si Anche bisogna apre. valutare come contenerla questa radioattività e come smaltire poi le scorie, perché molti appunto l'obiezione più grande, e giustamente anche, che pongono nei confronti del nucleare è il problema non tanto relativo a un rischio di per sé, che comunque ci può essere, perché è sempre un'opera umana, quindi ha un rischio intrinseco, però il problema più grande è quello dello smaltimento delle scorie, no? Sì, in generale è chiaro che questo incidente ha provato che il connubio malato tra pubblico e privato anche in Giappone non funziona, perché la TEPCO bypassava molte delle regole, cioè la centrale formalmente era norma, però erano le norme che erano lasche apposta per far sì che, appunto, che questi costruissero la barriera ba bassa, cioè questi Ecco, bravo, stavessero. ricordiamo anche che la società che gestiva e che gestisce tutt'oggi tutte queste centrali è sempre, cioè era ed è una società privata, una società per azioni che non ha gestito proprio a modino, mettiamola così, tutte le norme di sicurezza, per cui anche il Giappone, che spesso viene dipinto come il paese in cui tutte le regole vengono fatte rispettare con il massimo scrupolo, la massima attenzione, bene, in realtà i furbetti del quartierino ci sono anche qua, per cui Sì, sono un però po' sfatato questo luogo comune, questa è più vicenda. sottile la cosa, nel senso che non è che le norme l'hanno rispettate tutte, solo che poi loro si mettevano d'accordo su che norme scrivere, cioè se il governo avesse detto no, senti, bello mio, tu la barriera devi fare alta almeno 15 metri, almeno 40 metri, e infatti nessuno è stato processato della TEPCO, perché loro dicono formalmente, loro non hanno violato nessuna norma. Però di nuovo è altrettanto chiaro che questo è il processo dell'ama cutare, cioè della discesa dal cielo, che molti dei funzionari pubblici, ma questo non avviene solo nel nucleare, avviene in tutte le branche del pubblico e privato,
Poi quando vanno in pensione vengono assunti dalla TEPCO o da qualsiasi altra ditta che loro dovrebbero vigilare. E quindi è chiaro che l'attività di vigilanza non è garantita. Molto italiana, se vogliamo, come storia, cioè se uno vuole ritornare al paragone tra Italia e Giappone. Però di nuovo è chiaro che tu sul nucleare non puoi scherzare, perché appunto l'evento una volta su 100.000 si verifica, un terremoto con tsunami alto come quello del 2011. Si era già verificato, non mi ricordo se nel 400-800 d.C., c'erano le cronache e le tracce archeologiche, solo che queste da TEPCO l'avevano ignorate apposta per risparmiare sul cemento della barriera. Quindi, chiaro, quindi delle belle furbate le hanno fatte. Insomma, se non le avessero fatte, probabilmente anche quello che è accaduto non si può dire, perché uno tsunami è sempre un evento imprevedibile. Però se la barriera fosse stata più alta, se tutto fosse stato costruito seguendo certe regole, magari l'incidente non sarebbe avvenuto, sarebbe stato sicuramente molto più contenuto, ecco. Allora, ci chiede Silvia se l'acqua che è stata rilasciata, l'acqua contaminata utilizzata per raffreddare i reattori, che è stata rilasciata nell'oceano, costituisce un problema per i pesci che poi chiaramente sono lì e qualcuno se li potrebbe mangiare, no? Di nuovo, no, nel senso che i danni l'hanno fatti perché nella regione, nei 50-100 km prospicienti alla costa, non si può pescare, perché comunque lì la densità di radioattività può essere elevata e i pesci libero contenere radiazione sopra la soglia. Però tutto il Pacifico, cioè il mare è radioattivo di suo, perché di nuovo contiene quantità immense di potassio 40 e di carbonio 14, che è lo stesso carbonio, quello per la radiazione a radiocarbonio dei reperti archeologici e paleontologici. Quindi questo che nessuno fa, cioè hanno tutte queste milioni di tonnellate d'acqua radioattiva nei contenitori, la dovrebbero semplicemente buttare a mare, solo che nessuno si assume la responsabilità di dire. Cioè tu, l'acqua che in questo momento è sotto controllo in appositi contenitori, tu suggerisci di buttarla volontariamente a mare, ma questo non rappresenterebbe un grave problema per la pesca in tutta la zona, ci sarebbe ininfluente? Di nuovo, la pesca nella zona comunque l'hanno fermata perché i danni l'hanno già fatti. Io mi riferisco non solo all'area circoscritta che si trova appunto proprio vicino alla centrale di Fukushima, ma tutta l'area, diciamo, di oceano in cui poi ancora oggi si effettua la pesca. Quindi tu dici che se riversassero ancora tutta l'acqua che c'è in questo momento nei serbatoi, non ci sarebbe comunque problema? Se lo dovessero fare, dovrebbero caricarla su, fai conto, una petroliera e poi diluirla in tutto il Pacifico, una buona parte del Pacifico. Il Pacifico è immenso, se tu fai il conto, io l'ho fatto, poi di nuovo se volete si dà il link, ma è una moltiplicazione, non è che chissà che conto, è meno dell'1 su un milione tutta la radioattività naturalmente presente nel Pacifico. Dopodiché uno dice, no vabbè, ma Marco Casino sei impazzito. L'altra cosa che io ricordo sempre è che nell'Atlantico, quindi merluzzi, findus, bastoncini di pesce, ci sono 8 reattori nucleari di altrettanti sottomarini ex sovietici e americani che sono andati distrutti a seguito di incidenti anche con perdita dell'equipaggio. Quindi l'Atlantico ce n'ha 8 di reattori nucleari sul fondo dell'Atlantico. Uno di questi a 30 metri di profondità, che è un sottomarino sovietico. Quindi poi... Ecco, allora mi stimoli la domanda. Allora, tu giustamente hai detto che addirittura se tutta quest'acqua venisse sversata nell'oceano sarebbe in pratica una goccia nell'oceano, perché c'è un rapporto di radioattività di 1 a 1 milione. E hai anche sottolineato che dei fattori di inquinamento radioattivo nell'oceano c'erano già da molto prima di Fukushima, come questi sottomarini nucleari, e ricordiamo anche tutte le scorie radioattive che sono state sversate per lunghi anni anche in Europa, nel Mediterraneo, non solo nell'oceano, no? Ci sono ancora, si possono ancora trovare oggi sui fondali del Mediterraneo i fusti dei rifiuti che sono stati sversati quasi un secolo fa ormai. Però allora la mia domanda che viene spontanea e che è anche un po' preoccupante secondo me è questa: ma il pesce non è un problema mangiarlo,
dopo Fukushima, perché Fukushima non costituisce un pericolo a livello globale, non ha inquinato a tal punto da dire no, non si può mangiare quello che viene pescato e quindi è sicuro. Oppure semplicemente non era già sicuro prima perché l'oceano era già inquinato, faceva già schifo prima, quindi adesso semplicemente fa un pochino più schifo, però la roba che si mangiava prima era già pericolosa e adesso continua ad essere pericolosa. Cioè era sicura e rimane sicura o è pericolosa o era pericolosa e rimane pericolosa? Dunque, di nuovo, bisogna fare una serie di distinguo che magari sono noiosi, però sono necessari. L'oceano è radioattivo naturalmente, perché appunto contiene carbonio 14 e potassio 40 in quantità immense perché viene dalle rocce, quindi è radioattivo di suo. Dopodiché non vuol dire che uno dice, allora sai che c'è tutte le scorie radioattive a mare, perché non si fa, perché le scorie radioattive si devono buttare, si devono conservare in una certa maniera, eccetera, eccetera. Magari un secolo fa la radioattività ancora era agli inizi, quindi non, le scorie sono più recenti e soprattutto sono chimiche, sono soprattutto cose chimiche buttate sul fondo del Mediterraneo. Dopodiché non vuol dire che loro dovrebbero, ah, allora va bene, buttiamo tutta l'acqua a mare e amici come prima, però a parità di costi e a parità di un'emergenza che già c'è, piuttosto che stare a continuare a spendere soldi e risorse nel fare il muro di ghiaccio per fermare l'acqua, nel contenere queste gigantesche cisterne che comunque perdono acqua perché comunque è complesso gestirle, uno dovrebbe prendersi la responsabilità di dire: guardate, il conto è questo, ed è un conto veramente una moltiplicazione che di nuovo vi do il link che sta sul mio sito, o andare su Wikipedia, insomma, non è che me la sono inventata io, non è che chissà quale cospirazione, ed è trascurabile. Quindi oramai il danno l'abbiamo fatto, andiamo avanti e pazienza. Quindi, cioè, il pesce non è che il pesce è radioattivo, se tu lo misuri, semplicemente il pesce che vive in qualunque acqua non assorbe il carbonio e il potassio, assorbe un po' più di cesio, e per quello di nuovo che hanno fermato la pesca davanti alla centrale, quindi nuovi danni l'hanno fatti, non è che non l'hanno fatti. Però ci ho detto, per esempio, un'altra cosa su tutte queste scorie orrende che stanno di terra, che stanno mettendo sempre nella regione di Fukushima, queste immense piramidi di sacchi di terra, di sacchi neri di Utah che contengono i primi 5 centimetri di fondo radioattivo, che è radioattivo ma è debolmente radioattivo. E di nuovo, prendetela e buttatela a mare, perché tanto se fate il conto, ma insomma, l'oceano, di nuovo, non vuol dire che uno lo debba inquinare o che cosa, però non vuol dire che il costo associato ad avere vallate intere piene di queste scorie debolmente radioattive non ha senso, insomma. Va bene, allora vediamo se queste tue affermazioni faranno discutere, genereranno qualche opinione contraria nei commenti. Io ti ringrazio veramente tanto per aver chiarito tutti questi aspetti legati alla radioattività, legati alla pericolosità, o meno, pericolosità che abbiamo visto che non c'è sia per chi viaggia che per chi vive in Giappone. E, detto questo, vorrei trattare un altro argomento in conclusione, perché tu mi dicevi giustamente che sei uno scrittore anche, no? Nel tempo libero, fra le poche attività che immagino ti occuperanno pochissimo tempo, scrivi anche libri. Sì, beh, diciamo appunto come hobby, però uno è un romanzo sul Giappone, diciamo, quella cosa più che mi è costata più tempo è questo Grigon, che è un romanzo a metà tra la fantascienza e il fantasy, ma essenzialmente incentrato. Ecco, Gricon, che non è un romanzo che c'entra molto col tuo lavoro, giusto? C'è molta fisica e con la casa editrice si è dovuta combattere per lasciare più fisica di quanto quel, però non è pesante, non è palloso, insomma. Essenzialmente è più sulla cultura pop e sull'effetto che come questa cultura pop poi quindi cartoni animati, Akihabara, Nakano, dove ci sono tutti questi negozi e il modo in cui viene vissuta sia dai giapponesi che dagli italiani, poi si inserisce in quello che poi è la vita di tutti i giorni, quindi però poi c'è un mistero ovviamente legato a questa serie che è Grigon, questa serie di cartoni animati che è rimasta incompiuta, in cui ci sono stati degli omicidi, quindi è un thriller, in realtà non è un vero e proprio romanzo di fantascienza. Abbiamo messo un po' la pulce della curiosità nell'orecchio di chi ci sta ascoltando, e quindi poi ovviamente metterò anche il link in descrizione su chi vorrà
acquistare questo libro su Amazon, così magari conoscete anche un po' più alcuni punti di vista di Marco sul Giappone, su tanti aspetti che vi interesseranno sicuramente. Allora, io adesso, visto che da un po' che stiamo parlando, non voglio abusare troppo del tuo tempo, e quindi ti ringrazio, però ti faccio un'ultima domanda. Prima veramente di chiudere, te la devo fare questa domanda. Senza essere politicamente corretto, proprio adesso tanto siamo alla fine, dai, siamo fra noi, nessuno se la prenderà male. Dimmi che cosa della tua vita in Giappone, da quando sei qua, in base a tutte le esperienze che hai avuto, che cosa veramente ti piace, ti porta ad amare il Giappone, il popolo giapponese, e che cosa invece proprio non ti va giù, la cosa che ti piace di meno? Allora, la cosa che mi manda veramente ai pazzi sono questi che camminano col cellulare. Cioè, questo veramente sarà scemo, ma tra l'altro giocando a Candy Crush, cioè non è che dici, sai, sta scrivendo chissà che cosa. Vabbè, ma dai, questo non vale, perché c'è anche in Italia la gente che smanetta sempre attaccata al cellulare. Però di meno, perché tu, chiaro che c'è dei flussi di persone quando scendi dalla metro, io prendo 3 treni per andare a lavorare e 3 treni a tornare, quindi questi che stanno giocando a Candy Crush sulle scariche, okay? Oh, se devi giocare, rimani sul treno, ma è una scemenza. Perché che ogni tanto finiscono anche sotto il treno, no? A forza di giocare e di smanettare con il cellulare. Più per essere ubriachi. E invece la cosa che ti piace, che ti piace proprio, che ti fa impazzire del Giappone? Sicuramente c'è, sicuramente, diciamo, c'è forse più rispetto per gli altri. Di quanto in Italia forse c'era, ma molto, anche dipende, perché io venendo da Roma, è una grande città, è più complicato ovviamente vivere in una grande città. Però c'è più rispetto e c'è una maggiore organizzazione. Il rispetto e l'organizzazione, ok. Allora, io ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguito fino a questo momento, perché come al solito siete tantissimi e siete molto attivi anche nella chat, quindi io davvero vi ringrazio di cuore per essere stati con noi fino adesso, e vi do appuntamento alla prossima settimana, e credo che farò una live un po' diversa dal solito, perché a breve arriverà il Gioco Tour che accompagnerò io in occasione degli Hanami, della stagione della fioritura dei ciliegi, e quindi stavo pensando di fare una live in diretta alla Gioco Tour, magari parlando un po' dell'aspetto viaggi, tanto per cambiare, anziché dell'aspetto vita in Giappone. Quindi in ogni caso noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie di cuore per essere stati con noi fino adesso, ma soprattutto grazie a Marco Casolino che mi ha dato l'onore veramente di essere qui con me questa sera a parlare di argomenti che non vedevo l'ora di poter trattare di fronte a tutti, per chiarire tanti punti che prima di questa live anche fra le persone che mi seguono penso che non fossero molto chiari. Quindi Marco, se vuoi salutare i ragazzi che ci hanno seguito fino adesso, sì, dire ancora qualcosa. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie a te di questa occasione per chiacchierare. Insomma, poi chiaramente se chiunque voglia venire a Riken o a Tor Vergata siete sempre benvenuti, basta mandarmi una mail via Facebook o Twitter. Veramente tanta gente è venuta, esattamente come è venuto Pio qui a Riken o a Tor Vergata, quindi siete sempre benvenuti. Ecco, l'ultima cosa, il 18 aprile c'è l'Open Day a Riken. Quindi non solo il laboratorio nostro, ma tutti i laboratori sono aperti, quindi chiunque ci interessa. Quindi chi fosse in Giappone può venirti tranquillamente a trovare. Esatto. Grazie. Benissimo. Ancora, grazie di cuore Marco, grazie a tutti, noi ci vediamo la settimana prossima, ciao!